dal Giappone che arrivano i pomodori geneticamente modificati, arricchiti di un neurotrasmettitore responsabile della regolazione dell'eccitabilità. Dopo le patate giganti degli Stati Uniti, ecco l'ultima trovata in termini di alimenti ingegnerizzati. Si tratta del pomodoro rosso siciliano arricchito di alta concentrazione di GABA, un amminoacido prodotto dal nostro cervello che la ricerca farmaceutica ha sintetizzato e che rappresenta il meccanismo di azione di molti farmaci sedativi e ipnotici come le benzodiazepine. Nonostante le numerose proteste dei consumatori giapponesi, il super pomodoro è già sul mercato da metà settembre, ma non tutti possono permetterselo dal momento che 3 kg di rossi pomodori sicuro giapponesi costano intorno ai $70. Stando ai ricercatori della società Sanatec Seed, che lo hanno messo a punto, si tratterebbe di un pomodoro ingegnerizzato e non di un OGM. Secondo un articolo apparso su Scientific Reports, i ricercatori non avrebbero alterato le caratteristiche della pianta, ma soltanto un elemento genetico, rendendo il pomodoro come un farmaco utile contro l'ipertensione. Stando invece a quanto pubblicato su diversi siti di informazione salutista, al momento non sono disponibili studi sugli effetti del consumo di sostanze geneticamente ingegnerizzate. Visto anche il prezzo al consumo, il pomodoro siculo nipponico sembra più una droga che un alimento, ma nell'era pandemica della nuova normalità tutto sembra lecito pur di mantenere le persone felici e ignare della realtà che le circonda. In Giappone arriva sulle tavole il primo alimento prodotto con la tecnica dell'editing genetico della CRISPR. Si tratta di un pomodoro, anzi di un super pomodoro con un'alta concentrazione di GABA al suo interno, che è stato prodotto dall'azienda biotecnologica nipponica Sanatec Seed, che è riuscita a ottenere il via libera autorizzativo e quindi a immettere sul mercato del sollevante a partire dal 15 settembre 2021 questo alimento, questo prodotto, che contiene all'interno, come anticipavo, una concentrazione molto elevata di GABA, un 4-5 volte di più dei normali pomodori, e che è stato realizzato attraverso la tecnica dell'editing genetico della CRISPR. Non è un classico OGM, quindi un organismo geneticamente modificato, la tecnica è diversa, è all'avanguardia, e la cosa appunto curiosa è che comprenda al suo interno quest'alta concentrazione della molecola di GABA. Il GABA, tra l'altro, viene utilizzato, si trovano tantissimi diversi integratori in commercio, perché viene utilizzato per contrastare lo stress e l'insonnia. In questo caso la Sanatec Seed promette invece di contrastare l'ipertensione, quindi di riuscire ad abbassare, grazie a questi super pomodori, la pressione sanguigna. Il GABA, che è già naturalmente presente nei pomodori, quindi aiuterebbe ad abbassare la pressione sanguigna, e non sarebbe quindi stato immesso sul mercato per la sua azione rilassante. Però è ben nota l'azione rilassante, quindi anche sedativa in qualche modo, di questa molecola, perché è una molecola che mette in comunicazione i neuroni, e si tratta proprio di un neurotrasmettitore inibitorio che regola l'eccitabilità neuronale e inibisce l'eccitazione appunto dei neuroni. Tra l'altro sono già disponibili diversi alimenti, come per esempio il tè, il riso e lo yogurt arricchiti di questa sostanza, ma che non sono stati sviluppati attraverso la tecnica dell'editing genetico, cioè sono stati utilizzati e sviluppati attraverso delle tecniche di coltivazione volte però a ottenere la medesima caratteristica. Un elemento curioso è che comunque non sono finite le analisi, cioè gli studi su questo tipo di alimento, cioè gli effetti del consumo di questo pomodoro, che tra l'altro è stato ribattezzato Sicilian Rouge High GABA, e sono ancora in corso da parte dei ricercatori, e questo in qualche modo ha fatto un po' insospettire alcuni ricercatori, soprattutto coloro che contrastano in particolare il fenomeno degli OGM. E quindi è stato pubblicato un articolo su GM Watch dove è stata proprio criticata l'immissione sul mercato di questo alimento senza gli adeguati test sulla sicurezza, perché in pratica la
l'azienda biotecnologica che ha sviluppato questo alimento non aveva necessità di ottenere delle autorizzazioni specifiche, non trattandosi di un OGM. Quindi è stato pubblicato questo articolo su GM Watch, dove leggiamo nell'incipit, vi leggo appunto l'inizio: un pomodoro modificato geneticamente, progettato per contenere alti livelli di una sostanza sedativa chiamata GABA, è stato approvato per la commercializzazione in Giappone senza alcun controllo di sicurezza e tra l'opposizione e i difensori dei diritti dei consumatori. In questo articolo viene anche evidenziato l'altissimo costo del prodotto, l'inutilità dell'inserimento del GABA, perché innanzitutto si trova già naturalmente in diversi prodotti, poi vi sono sul mercato diversi integratori, quindi perché inserire proprio questa molecola all'interno di un cibo? Inoltre, l'idea che le multinazionali puntino sempre di più su alimenti e sementi modificate che contengano da un lato vitamine, ma adesso addirittura delle molecole con l'effetto rilassante, addirittura sedativo, in qualche modo fa correre il pensiero a che cosa? Beh, in qualche modo ci ricorda un po' lo scenario immaginato, prefigurato da Aldous Huxley nel lontano 1932, nel suo Il mondo nuovo, perché nella società ipertecnologica, ipermeccanizzata, avanzata tecnologicamente e pacificata che immaginava Huxley in questa distopia, esisteva una droga di stato, il Soma, una sostanza psichedelica senza controindicazioni che i cittadini potevano prendere ogni volta che sentissero qualche tipo di eccitazione da sedare, un minimo di depressione, difficoltà per esempio a dormire e via discorrendo. Perché, come ben sappiamo, la distopia di Huxley si basa sul concetto di dittatura dolce, sulla manipolazione dolce che tende a plasmare l'immaginario dei cittadini, ma non soltanto, perché poi utilizza anche la tecnologia per rendere costoro dei perfetti sudditi, arrivando anche, grazie all'utilizzo e al ricorso di questo soma, di questa droga di stato, a creare alla fine dei robot di carne, perché l'altro punto cardine del romanzo di Huxley è appunto la biotecnologia. Le nuove generazioni vengono selezionate in vitro, gli embrioni vengono appunto selezionati, vengono poi suddivisi in caste e i bambini nascono all'interno di uteri artificiali, poi vengono sottoposti a delle tecniche come l'ipnopedia, vengono totalmente svuotati e manipolati. Però è interessante vedere come la tecnologia, attraverso in qualche modo una forma ante litteram di editing genetico e poi questa forma di droga, di sedativo, di droga psichedelica, fossero fondamentali all'interno dello scenario distopico immaginato da Huxley. Ebbene, noi ci ritroviamo in una situazione molto simile, in cui sempre di più si sta puntando sull'editing genetico. Ci sono startup, lo abbiamo già visto, in cui vengono proposti ai propri clienti dei test poligenici per analizzare e scartare, in questo caso in base ai punteggi ottenuti, gli embrioni, per quindi selezionare eugeneticamente gli embrioni migliori e poter avere i figli migliori che siano immuni a determinate malattie, che abbiano un alto quoziente intellettivo, che siano addirittura alti. E non possiamo immaginare che cosa accadrà in futuro, uno scenario in questo caso molto simile a quello immaginato dal film Gattaca. E oggi ci ritroviamo anche con questa moda di inserire all'interno degli alimenti non soltanto le vitamine, ma addirittura tutta una serie di molecole, addirittura dal potere rilassante e sedativo. Di questo passo dovremmo immaginare che l'editing genetico e addirittura l'inserimento di tutta una serie di sostanze che possano tranquillizzare, pacificare, sedare gli animi, verranno sempre più utilizzati dalle multinazionali
in qualche modo faranno sempre più comodo al sistema, al potere, perché uno dei motti del potere, come ben ci ricorda, ci insegna lo stesso Huxley in Ritorno al Mondo Nuovo, è che lo scopo primario dei governanti è fare in modo che i cittadini diano fastidio il meno possibile. In questo caso, se i cittadini sono rilassati, non soffrono lo stress, in qualche modo sono sedati, ben venga, addirittura se non sono neanche più costretti a prendersi una pillola, uno psicofarmaco, una droga, ma questa azione sedativa la possono trarre mangiandosi una bella insalata di pomodori o una pizza. E ci dovremmo tra l'altro chiedere, dato che le multinazionali puntano sempre di più negli ultimi anni proprio sul cibo, tra per esempio la carne artificiale, le diete a base di insetti, adesso anche i super pomodori con il GABA, se non arriverà anche il punto in cui qualche multinazionale non ci proporrà qualche galletta dal titolo altisonante di Soylent Green.